Oh, buongiorno ragazzi, oggi ce la faccio a prendere tisanina, cos'è che era questo? C'è scritto? No. Vabbè, e pesca e mango dovrebbe essere, e yogurtino e poi una mela. Iniziamo stagionata al top. Cioè, guardate che roba. Guardate che roba sta pioggia. Anche oggi così. Mannaggia. Anche oggi così. Che ci devi fare? Più che altro adesso io, cioè, sia oggi che ieri sono partito 5 minuti prima del solito, ma arriverò stra in ritardo perché. Oh, perché c'è un traffico allucinante in questi giorni. Perché come dicevo hanno chiuso delle strade per pioggia e quant'altro e potete anche immaginare come mai, guardate, c'è il demonio di fronte a noi. E quindi la strada diventa più lenta, i percorsi si allungano, non il massimo, non il massimo. Quindi così ragazzi, con calma arriviamo al lavoro. Oggi è il 10 di ottobre 2024 e oggi finalmente il nostro caro Elon Musk rilascerà un sacco di novità per la sua azienda Tesla e sto aspettando appunto che ci sia la conferenza 10 to 10 e dove dovrebbe uscire Robotaxi, dovrebbe uscire Model 2, dovrebbe uscire Cybercab tipo. Quindi dei nuovi prodotti, nuove macchine, io che insomma investo nell'azienda da parecchi anni mi fa super piacere vedere che va bene o comunque che sia che è attiva, anche se lo stock ultimamente non è dei migliori negli ultimi 3 anni, buono per rimpiazzarsi ma abbastanza basso, abbastanza bassino, non vedo l'ora che ritorni a valori di anni fa, così è fatta. Così smette di lavorare. Non è vero. Purtroppo. Niente ragazzi, queste sono le piccole novità. Vediamo un po' come andrà. Pausa pranzo ragazzi, pausa pranzo. Adesso si va a mangiare. Stavolta sono da solo perché la maggior parte dei miei colleghi sono in smart e quelli che c'erano vanno a mangiare da un'altra parte, in un baretto di fronte agli uffici. Non esiste andare in un baretto, cioè ci sta, ma pagando la stessa cosa vado al ristorante, mangio molto meglio e mangio di più, insomma, chi me lo fa fare di andare in un posto dove c'è una cucina improvvisata, dove non ti danno quasi nulla da mangiare, ma zero senso. Quindi vado da solo e lì trovo sempre gente, quindi non è un problema, non sarò in solitudine. Finito il lavoro, ragazzi, torniamo a casa di corsa. Devo sistemare un paio di cose, poi capire se andare in palestra adesso subito o tipo dopo cena per le 7:30. E adesso ci penso perché poi per le 9 dovrei andare via e sarei già per la strada, quindi converrebbe quasi mangiare un po' presto e mangiare leggero perché oggi, cioè, ragazzi, mi sono ingozzato, cioè quello stinco lì, quello stinco. E pasta con salsiccia e fagioli, quindi c'è tutta roba buona. Stinco di maiale cucinato in modo eccellente stavolta. Eccellente. E quindi stasera potrei mangiarmi tipo delle mele. Una cosa fosse leggera, non so, dopo scopriamo. Dopo vediamo, ragazzi. Decidiamo assieme. Ragazzi, io sono, vabbè, appena tornato a casa, sono veramente combattuto se andare ora in palestra. Oppure rimanere qua, cucinare, mangiare tra un'oretta e poi andare in palestra. Ma sì, potrei aspettare un po', dai. Facciamo che ci andiamo dopo cena, dopo quelle buonissime mele che mi mangerò per cena. No, fate gli scherzi, mangio sul serio mele. Magari mele e yogurt li ho finiti. Mele brioche, dai, che tristezza. Forse farmi un toast, ma non è che ce n'è. Uova, ci sono uova. Carne, l'ho già mangiata a pranzo. Non lo so. Forse dovrei anche pensare ad una spesetta. Oh,
Ragazzi, vi dico che un pochino mi vergogno perché alla fine non ho fatto, non sono andato in palestra, non ho fatto assolutamente niente. Adesso devo cucinare qualcosa, ho fame, penso che mi mangerò più di semplici mele. Ma il problema principale è che io avevo tutte le intenzioni di questo mondo di fare brigare, cosare, partire, andare, ma mi sono addormentato. Mi sono steso nel divano, mi sono addormentato lì come un pirla. Quindi niente, ragazzi, ragazzi, adesso iniziamo a fare le nostre cose e poi con calma ci prepariamo. Neanche troppa calma, 40 minuti devo andare, quindi. Comunque, ragazzi, faccio schifo, altro che cena, cena serena, cena sana e quant'altro. Cioè, hamburger, panini, cioè con maionese, salsa burger. Vabbè, mi sono appena mangiato le carote, quindi un pochino sano lo sono stato, ma in verità. È una cena cuscinetto questa, ragazzi, che vergogna. Sì, anche la giornata di oggi volge al termine e di poche parole oggi, tanto spettegolo, poche parole, stanchino. Noi ci vediamo domani alle 11. Voi mettete mi piace, commentate, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e mi raccomando, ragazzi, mi raccomando, che oggi siamo saliti di 4 iscritti, eh. Ne mancano 9, 9 per arrivare a 2005. Fatemi felice. Una settimanina, ce l'avevamo dati una settimana fa, una settimana, ma mi sa che ci tocca posticipare. Porca sta roba o la videocamera fa schifo? Vabbè, ogni tanto mi tocca andare con l'iPhone, ragazzi, che vedevo di. Dai, dai, sono arrivato, ci vediamo domani.